Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa celebra la festa della la solennità della Santissima Trinità, che è una festa molto importante e che ha una collocazione, un senso ben preciso all'interno dell'anno liturgico. Sappiamo tutti che domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste ed è finito il tempo di Pasqua. L'anno liturgico, sapete che prevede due momenti forti, che sono il tempo di Avvento, il tempo di Natale, il tempo di Quaresima, il tempo di Pasqua. Questo perché? Perché ogni anno la Chiesa intende rivivere, ricelebrare e farci ricontemplare i misteri della salvezza fondamentali. Vi ricordate il Catechismo? Quali sono i due misteri principali della nostra fede? Unità e Trinità di Dio, Incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, no? Quando facciamo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi richiamiamo tutti e due questi misteri. Perché? Perché con le parole parliamo della Santissima Trinità, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. La croce è un simbolo che sintetizza l'opera compiuta da Gesù, che è l'opera della nostra salvezza. Terminato tutto quanto questo magnifico spettacolo, la Chiesa oggi ci dice: bene, oggi diamo un bello sguardo da dove è uscita tutta questa cosa. È uscita da Dio. E Dio com'è fatto in se stesso? Com'è per quel poco che ne possiamo comprendere e ne possiamo conoscere? Ecco la festa della Santissima Trinità. Allora, la liturgia di oggi, come sempre, che cosa fa? Prima ci fa vedere quello che Dio ha fatto e poi ci porta a quello, a contemplare quello che Dio è. Sapete che si dice anche nel nostro linguaggio comune, no? Dimmi quello che fai e ti dirò chi sei. Quindi per conoscere qualcuno non servono le chiacchiere, bisogna vedere quello che ha fatto. E allora andiamo a vedere quello che ha fatto nostro Signore, aiutati dalla liturgia, no? La prima lettura, avete tutti quanti i foglietti, no? C'è un momento del libro del Deuteronomio, che è il quinto libro del Pentateuco, che la tradizione ha attribuito come stesura a Mosè in persona, che fu colui che fece uscire Israele dall'Egitto. C'è un po' una riflessione indotta da Mosè, no? Dice: fermatevi un attimo, provate a pensare, ma se mai sentito dire che un Dio, che un popolo oda la voce di Dio, che Dio gli parli? O si è mai sentito dire che Dio si è andato a scegliere un popolo e ha fatto un sacco di segni in mezzo ad essi, prove, segni, prodigi, eccetera eccetera? Quindi da queste cose che Dio ha fatto per te impara una cosa: che Dio è Dio, e quindi stai attento, le leggi e i comandi che io ti do al suo nome, osservali, ma non perché fai a favore al Signore, perché Dio, che ha fatto queste cose perché ti vuole bene, vuole che tu sia felice. Lo dice: osserva le leggi e i comandi che oggi ti do perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Cosa significa? Gli fa vedere come Dio si è coinvolto, è sceso. Voi sapete che Israele si trovava in condizione materiale di schiavitù, 500 anni di schiavitù in Egitto, e sapete che tutto ciò che Dio ha fatto nell'Antico Testamento con Israele non era altro che una specie di trailer, di farti vedere un po' prima, in maniera per certi aspetti anche simbolica, quella che poi sarebbe stata l'opera di salvezza universale compiuta da Gesù. Israele stava schiavo dell'Egitto? Sì. Ma noi stavamo schiavi di qualcosa? Sì. Noi eravamo schiavi del peccato, d'accordo? Ha aperto il Mar Rosso e ha fatto la Pasqua, ha mandato il Figlio che è morto in croce per agnello immolato, per toglierci dalla schiavitù del peccato. Quindi capite, ciò che ha compiuto nell'Antico Testamento poi realizza in pienezza di nuovo, coinvolgendosi ancora di più, perché non ha semplicemente parlato e dato le leggi, si è incarnato, ha mandato il Figlio in persona. Noi abbiamo udito la voce di Dio dalle parole umane della Santissima Umanità di nostro Signore Gesù Cristo, che non ha soltanto parlato, è anche sofferto ed è morto per la nostra salvezza. Quindi il Vangelo ci porta al termine di questa sua opera redentiva, che è la pienezza della manifestazione anche di Dio, no? Voi sapete, come abbiamo fatto a sapere che Dio è trino? Nell'Antico Testamento questo non si sapeva bene.
perché Gesù è venuto sulla terra e ha detto: guardate che io sono il figlio di Dio. Dio, quindi Dio non è da solo, ci ha fatto capire Gesù, cioè Dio ha un padre e un figlio. E poco prima di morire, cosa ha detto Gesù? È bene per voi che io me ne vada, perché vi manderò lo Spirito Santo, che procede dal Padre, che è mandato nel mio nome, come diciamo nel credo, procede dal Padre e dal Figlio. Quindi è stato Gesù che ha anche ampliato, oltre che realizzare l'opera della salvezza, la nostra conoscenza di Dio, cioè ci ha rivelato che Dio, pur essendo uno, perché uno era e uno resta, però non è da solo. Prima di volgere lo sguardo sul vino, vediamo in scena la seconda lettura, quali sono le conseguenze dell'opera di salvezza che ha fatto Gesù. Gesù non si è limitato, come dire, a fare una cosa che rimane fuori di noi, ma, e questo viene attraverso il battesimo e i sacramenti, ci comunica, attenzione, questa è una cosa grossa, la somiglianza con Dio. Noi siamo abituati, capite, a dire che siamo figli di Dio, ma non capite cosa significa essere figlio di una persona? Se adesso ci avessi una foto di mio padre quando c'aveva l'età mia, io gli assomiglio tanto a mio padre, tanto tanto, nelle conformazioni esterne, cioè un figlio assomiglia al padre. Essere figli di Dio vuol dire che noi possiamo e dobbiamo assomigliare a Dio, cioè che quando uno ci vede dice: guarda questo è l'essere umano, ma c'è un modo d'agire che si eleva un po' al di sopra dell'essere umano, è bello, sembra quasi divino. Questo vale anche per noi, immaginate se aveste incontrato per strada la Madonna quando stava sulla terra, provate a immaginare i tanti, i modi, no? La Madonna era una di noi, era una della nostra razza umana, ma non c'era niente in lei che non fosse completamente divinizzato, perché questa comunicazione che Dio vuole fare di se stesso all'uomo, perché non gli è bastato salvarlo, crearlo e salvarlo, ma vuole anche dargli la sua stessa vita. Nella Madonna questo si è compiuto in maniera perfetta e pienissima, ma anche noi siamo chiamati a vivere. Perché che cosa dice San Paolo? Chi sono i figli di Dio? Certamente diventiamo figli di Dio con il battesimo, eccetera, eccetera, ma se un battezzato, d'accordo, e comincia a fare quante carne in Francia, sembra essere figlio di Dio oppure no, secondo voi? O è perché comunque il sacramento che ha ricevuto lascia un segno indelebile, ma gli assomiglia al nostro Signore. Voi sapete quante persone che hanno fatto quel sacco di guai sono state battezzate, non hanno fatto la prima comunione, cresimani, anche grossi personaggi storici, no? Quelli assomigliano a Dio? No, d'accordo? Per cui questa figliolanza divina, questa filiazione divina va coltivata da noi attraverso la vita di grazia. Queste sono in quattro parole, è stato bravino, 5 minuti, tutta l'opera di salvezza che ha fatto il nostro Signore dalla creazione in poi. Ora, sulla base di tutto questo che abbiamo visto quello che Dio ha fatto, andiamo a vedere allora Dio chi è, perché ha fatto tutto questo Gesù, vediamo perché ha fatto tutto questo nostro Signore, si è mosso perché? Papa ce lo dice in continuazione, no? Si è mosso per misericordia. Che cos'è la misericordia? La misericordia è l'amore di compassione che giunge fino a compromettersi, a dare tutto verso chi si trova in difficoltà, e l'uomo si trova in difficoltà. Tutto quello che il Signore ha fatto, l'ha fatto solo per voi, non l'ha fatto per lui. Abbiamo sentito, le leggi che il Signore ci dà, non è che ce le dà perché se noi lo serviamo così lo facciamo contento a lui, ma se noi lo serviamo siamo felici noi. Capite? Io sono sicurissimo che voi siete tutti quanti bravi e sapete che essere per esempio qui a messa oggi, la domenica, non è che stiamo mettendo il timbro, cioè abbiamo un dovere, abbiamo un obbligo, quindi timbrato, assolto l'obbligo, quindi ho fatto un bravo ragazzo. No? Noi siamo le persone più fortunate dell'universo a stare qui oggi. Ieri sera pensate, dice, pensate a quanta gente non conosce Gesù, non conosce la bellezza della messa, non l'ha mai conosciuta. Quindi già un miracolo che lo conosciamo, figuriamoci essere qui, no? Quindi è una cosa bellissima. E come mai che Dio si muove sempre? Ma perché ti ha creato a te, che mi stai ascoltando? Chi sei tu? Sapete chi siamo noi? Noi siamo un pensiero di Dio, questo siamo. La nostra persona è stata pensata dal Signore ed è stata pensata bellissima. E se noi siamo diventati tutti quanti bruttarelli, questo non dipende da un difetto del pensatore, con la T maiuscola, ma dipende dai guai che abbiamo combinato noi,
perché il peccato che l'uomo fa non è altro che una distruzione sistematica della bellezza che Dio ha creato in noi e fuori di noi. Perché il nostro peccato ricade sugli altri, il nostro peccato a volte ricade anche sulla creazione. Capite? E questo che cosa ci fa comprendere? E andiamo a concludere. Perché Dio tutte le cose che fa le fa per amore? Dimmi quello che fai e ti dirò chi sei. Perché Dio è in se stesso amore. E qual è la dimostrazione che Dio è in se stesso amore? Che Dio non è da solo, ma che nella Trinità sono tre. E la vita di Dio non è altro, lo diremo perfettamente quando saremo in paradiso, che un vortice continuo ed eterno di amore che produce felicità infinita che si scambiano i tre. Dove non c'è il più grande e il più piccolo, dove non c'è il prima e il dopo, ma sono tutti e tre partecipi dell'unica natura divina che è amore infinito che si dona coeternamente e perpetuamente. E la nostra felicità sarà semplicemente aggiungere questa pienezza di amore ricevuto, ridonato e fatto circolare nella comunione dei santi che vivremo in paradiso. Questo è quel poco che noi possiamo conoscere della Santissima. È molto bello, anche se è poco. Beh, la più grande conoscitrice della Santissima Trinità era Maria Santissima. E ne era non soltanto una grande conoscitrice, ma è colei che ha vissuto, abbiamo accennato in pienezza, quella che è la vita divina sulla terra. La vita divina non è altro che perfettamente amare Dio, come Gesù ci ha insegnato con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, e amare il prossimo con lo stesso amore con cui Gesù, che è Dio incarnato, ha amato. Quanto più ci avviciniamo a questo stile di vita, tanto più la nostra filiazione divina cresce. Quanto meno brutti diventiamo e un pochino più belli diventiamo, perché assomigliamo a colui che è la bellezza stessa, la Santissima Trinità, mistero eterno e infinito di amore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.